Ciao, sono Vittorio di vivalafocaccia.com, il blog con le video ricette semplici per fare il pane, la pizza e la focaccia in casa. Oggi faccio la recensione di un prodotto. Il prodotto si chiama il pizzarello ed è un kit per fare la pizza in casa. Spettacolo! Com'è? Ma spettacolo! Sono troppo contento, veramente uno spettacolo. Ecco il contenuto della confezione, avete la pietra refrattaria, la tavola rotonda per poi tagliare la pizza a fette, il tagliapizza e la pala per infornare. Adesso li testiamo. Io nel mio forno lo metto il più alto possibile e accendo il forno al massimo. Quando è caldo poi accendo le resistenze, metto resistenza al massimo per una decina di minuti in modo che la piastra si diventi caldissima e poi inizio a infornare. Chiaramente ogni forno ha il suo carattere, se non avete le resistenze di sopra magari vi conviene metterlo più vicino alle resistenze di sotto in modo che la piastra sia caldissima. Il forno è quasi a 250 e adesso accendo le resistenze di sopra. Abbiamo le nostre pizze a lievitare fatte con la ricetta che trovate su vivalafocaccia.com. Adesso le stendiamo. Vi ricordo che la ricetta per fare la pizza in casa come pizzeria la trovate sul mio blog, vivalafocaccia.com. Se fate la pizza con la mia ricetta, con l'autolisi, vedete come diventa bella sottile la pasta senza strapparsi? Mettete un goccio di farina sotto, appoggiate la pasta sopra così, e adesso condite la vostra pizza. Io oggi faccio una pizza semplicissima al formaggio, la mozzarella. E poi io ci metto anche qualche pezzo di mozzarella fresca che dà più gusto e rimane anche più umida. Adesso un goccio d'olio, ci vorrebbe una foglia di basilico, non ce l'ho. Adesso, vedete, sempre con le resistenze accese, un colpettino così, quando inizia a staccarsi poi potete tirare dietro la pala, è molto semplice, non è difficile. Ecco qui, dopo un minuto e 10 secondi, guardate come si è già alzata la crosta, vedete che le resistenze sono accese. 3 minuti, neanche 3 minuti, guardate che spettacolo. Guardate che bella, funziona veramente bene. E sotto, bella cotta, fantastico. Adesso la mettiamo sul tagliere, così, bellissimo. Adesso tagliamo col tagliere che ha le guide sotto, per cui faremo delle frette precisissime. Fantastico, che bello. Guarda come funziona bene. È bellissimo. È proprio bella, sono proprio contento. Luca, c'è la pizza! Vedete, in meno 3 minuti è bella croccante sul bordo ed è bella cotta sotto. Com'è Luca? Buono. Cosa ci hai messo la rucola? Brava Paola, quella è una bella idea. Dopo 5 minuti dalla prima pizza inforniamo la seconda, di nuovo stesso procedimento. La fate scendere giù, appena tocca la piastra potete venire giù tranquillamente e la depositate sulla pietra refrattaria. A volte se vedo che dopo un minuto mi prende troppo colore sopra, spengo le resistenze e lascio cuocere sotto. Ed ecco la seconda pizza, anche questa cotta in 3 minuti, 3 minuti e 20. Direi sì, è cotta perfettamente, per cui lasciando riscaldare la piastra 5 minuti tra una pizza e l'altra è venuta cotta benissimo anche la seconda. Con il tagliere tagliate delle fette belle precise. Mentre lo tiravo su ho notato che qua c'è una piccola fessura qua per mettere le dita sotto. Bello, un bel design. Il pizzarello mi ha soddisfatto molto, ha permesso di cuocere la pizza in 3 minuti, 3 minuti e mezzo nel forno di casa, che è un ottimo risultato, perché così cuocete la pizza senza asciugare il condimento. E poi mi è piaciuto molto come lavorano il legno, si vede che lavorano con passione, è veramente un artigiano come si deve. Se volete più informazioni sul prodotto andate sul loro sito web, ilpizzarello.com, e noi ci vediamo alla prossima video ricetta sul mio blog, vivalafocaccia.com. Ciao!